Grazie Presidente. Io credo che vadano rimesse un po' le cose, no, a posto. Allora, ho sentito dire modifichiamo il rendiconto. Noi non cambiamo un euro, un centesimo del rendiconto. I dati del rendiconto, i saldi, tutto quello che abbiamo rappresentato, le cifre, i fondi, insomma, tutto quello che sta nel rendiconto che abbiamo approvato non viene modificato. Okay? Questo è il primo assunto di cui tenere conto. Cosa modifichiamo? In realtà un allegato, cioè quindi una tabella che rimette a posto rispetto ai dati presenti a sistema quelli che erano stati rappresentati. Vale a dire, rimettiamo in ordine la distribuzione sul fondo pluriennale vincolato di determinate determinazioni. Ma io non so se i miei colleghi o qualcuno ha mai avuto modo di confrontarsi con le fasi in cui un ente presenta le proprie istanze relative a un momento di certificazione allo Stato nelle sue varie declinazioni, l'Agenzia delle Entrate. Faccio un esempio. Un ente con delle scadenze predeterminate presenta, ad esempio, per chi segue normalmente, ad esempio, una modalità prevalentemente privatistica, presento il modello di dichiarazione, il 770. Allora, quando si invia il 770, ma come quando si fa l'invio telematico del 730, l'amministrazione mette a disposizione un sistema di software tecnico che ha la capacità di determinare se nella trasmissione, nella valutazione delle informazioni in formato telematico che vengono trasmesse all'amministrazione ci sono degli errori formali o sostanziali. Il sistema ovviamente non determina se nella mia dichiarazione dei redditi privata, dell'ente e così via io abbia commesso degli errori nella rappresentazione, vale a dire ho dichiarato 100, devo dichiarare 90, prende per buono i 100. Ma se io ho dichiarato 100 e la somma che deve portare a quel 100 fa 90, il sistema mi dice: guarda caro Terranova, tu hai rappresentato 100, ma la somma di tutto ciò che deve concorrere a quel 100 fa 90, correggi i dati. Allora, questo di fatto non va ad inficiare la natura e la consistenza del dato, perché il dato è solamente mal rappresentato. Oltretutto, qui stiamo parlando di un fatto assolutamente relativo ed accessorio rispetto al rendiconto, vale a dire la rappresentazione del fondo pluriennale vincolato, che non è stato modificato nella sua consistenza complessiva. Allora sì, lì in quel caso potevamo parlare di un'informazione errata. Qui c'è semplicemente un difetto di rappresentazione, che con questa delibera e con una successiva trasmissione verrà corretto. Allora, dov'è il problema? Non esiste fortunatamente nell'amministrazione un procedimento che non preveda anche delle fasi in cui chi trasmette le informazioni ai livelli che sono adibiti al controllo e alla verifica non, diciamo, non preveda la possibilità di rettifica, correzione e così via. Soprattutto, ma questo è tanto vero che lo Stato, nelle sue varie declinazioni, prevede anche tutto un sistema di scadenze e sanzioni, come è in questo caso. La scadenza per la presentazione del rendiconto, quindi non so quali rilievi il MEF, la Corte dei Conti, la Ragioneria Generale dello Stato, metteteci chi altro preferite, doveva fare, prevedeva che entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto i dati vengano trasmessi all'amministrazione centrale, cosa che è stata fatta. Quindi il termine per la scadenza, avendo approvato entro il 30 aprile, era il 30 maggio. Tant'è vero che rispetto pure a tutte le cose che ho sentito rispetto alle sanzioni, sulla rettifica che dobbiamo votare diciamo auspicabilmente oggi, noi siamo in sanzioni, indovinate da quando? Da oggi. Oggi è 31 maggio, ieri era 30. Se noi avessimo trasmesso le relative rettifiche entro ieri, la sanzione del blocco delle assunzioni e dell'accertamento dei trasferimenti dello Stato non sarebbe nemmeno scattata. Quindi
Vale a dire che se oggi noi approviamo questo provvedimento, ci sono sabato e domenica, da lunedì saremo perfettamente in regola con quello che prevedono scadenze e anche le sanzioni per la violazione delle scadenze. Motivo per cui nell'intervento a favore, sì, forse con la sequenza, vabbè, non era proprio quella, quella prevista pedissequamente dal regolamento, avevo detto proprio questo. Prima si approva questa delibera, prima si rettificano queste informazioni, prima la trasmissione per via telematica alla banca, alla BIDAP, può essere effettuata e prima ritorniamo in quello che è semplicemente un fatto tecnico e che diciamo ci porta ad essere perfettamente in regola, come sempre siamo stati in questo periodo relativamente a tutte le scadenze. La sanzione scatta oggi, chiamarla sanzione mi sembra pure addirittura eccessivo, comunque si chiama sanzione e utilizziamo questa terminologia. Oggi approviamo questo provvedimento, rimettiamo tutte le cose esattamente al posto in cui devono essere, senza apportare, lo ribadisco per l'ennesima volta, nemmeno una modifica di un euro a quello che è il rendiconto di Roma Capitale, e continuiamo a lavorare serenamente e tranquillamente con i conti a posto e soprattutto con la trasmissione e la regolarizzazione di tutte le informazioni agli organi dello Stato che devono verificare. Tant'è che al momento su tutti i nostri bilanci, in tutte le varie declinazioni, non mi sembra siano giunte né osservazioni dalla Corte dei Conti, né osservazioni dal MEF, né osservazioni da chi volete voi. Grazie.